Venite non una ma 100 volte in questa sala, giratela lentamente e godetela. Facendo proprio l'invito pronunciato dallo stesso Fortunato De Pero a 60 anni dall'inaugurazione, la Presidenza del Consiglio Provinciale di Trento ha aperto le porte della magnifica sala decorata dall'artista futurista, già sede del Parlamento dell'Autonomia. 72 ragazzi dell'Istituto d'Arte Roveretano intitolato all'artista hanno ascoltato le lezioni di Nicoletta Boschiero, conservatrice del MART e responsabile della Casa d'Arte Futurista De Pero, e di Roberto Perini, restauratore della Soprintendenza per i Beni Culturali e curatore del restauro a inizio anni 2000. Il progetto, centrato sui temi storico-artistici che interessano Sala De Pero e che prende avvio con questa iniziativa, nasce in partnership con il MART e la Soprintendenza per i Beni Culturali. Il progetto nasce sicuramente da un'iniziativa del Consiglio della Provincia. E quello che è però accaduto è che il riferimento naturale di questo progetto fosse anche riferito al fondo di Fortunato De Pero e quindi alla presenza del fondo di De Pero presso il MART, presso l'archivio del Novecento, che si è fatto in qualche modo ponte di luoghi e iniziative diverse. L'archivio ha in corso proprio in questi anni un progetto cofinanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, legato a una valorizzazione del fondo di De Pero sotto varie forme, e l'archivio è anche un luogo di accoglienza per un'alternanza scuola-lavoro dell'Istituto del Liceo De Pero. Nicoletta Boschiero ha considerato l'opera nel suo insieme, quasi avessimo la possibilità di entrarci dentro. Ed in effetti questa sala, di cui De Pero ha curato i minimi dettagli, dagli elementi pittorici agli arredi, dagli infissi ai soffitti, tutti finemente decorati dall'artista, offre un'occasione straordinaria per fare luce sull'arte e insieme sulla personalità poliedrica e favolosa dell'artista roveretano. Ho usato le parole stesse di De Pero, che voleva fare una opera, appunto come è stato detto in più occasioni oggi, totale e nella quale fosse possibile entrare, proprio entrare nell'opera, mentre nell'opera bidimensionale alla quale solitamente siamo abituati la guardiamo da fuori, qui entriamo perché tutto è stato così concepito da lui in una maniera particolare, in quanto gli era qui è prevista la solennità che a lui, diciamo, interessava molto poco, perché era un uomo molto più sperimentale e molto più innovativo, però riesce a mio avviso a cavarsela molto bene, cioè realizzando sia appunto questa sorta di architettura e pittura araldica, come è chiamata questa degli anni 50, e nel contempo anche a salvaguardare la sua genialità. Ecco, sì, infatti ci ha svelato anche la personalità di questo grande artista capace di trasformare, di inventare e anche forse di superare la precarietà che ha caratterizzato la sua vita. Sì, diciamo pure che è un uomo che ha avuto molte tribolazioni nella sua vita, ma ha sempre avuto una grande determinazione nel cercare di ottenere quello che desiderava, e a tutt'oggi è un grande suscitatore di meraviglia, ecco, e questa forse è il regalo più grande che ci potesse lasciare. Roberto Perini ha posto l'accento sullo spirito innovatore di De Pero, sulla sua capacità di sperimentare e di trasformare, anche con l'utilizzo di materiali inconsueti e seguendo logiche, si è scoperto nella fase di restauro, in taluni casi dettate dalla necessità del risparmio. Quali sono le difficoltà che ha incontrato nel lavoro di conservazione e restauro? Ma diciamo che la difficoltà maggiore è stato proprio lo smontaggio della sala, perché dovevamo parametrare tutte le dimensioni per poi ricollocare, diciamo, gli elementi decorativi. Poi singolarmente, diciamo, ogni tipologia di intervento è stata difficile, sia sui dipinti su tela che sulle impialacciature decorative dei legni, che nei pannelli, diciamo, che decorano il soffitto.
Abbiamo usato proprio in questo caso tecnologie legate al minimo intervento, per cui nel massimo rispetto dell'opera, nella sua forma e nella sua composizione. Lei diceva che avete fatto delle scoperte in termini di materiali. Sì, abbiamo scoperto che De Pero ha risparmiato molto sui materiali, ha dato molta importanza, diciamo, alla parte estetica, però ha usato materiali autarchici come l'amazonite, la faesite, per cui diciamo su alcune cose ha risparmiato molto. Diciamo. Comunque è stato anche uno sperimentatore di nuove tecnologie. Lui è sempre stato uno sperimentatore, sin da quando era ragazzo, dagli primi esordi nella scultura, nei balletti fantastici, con l'uso di carte, di cartoni, di legno, l'uso dei neon, ad esempio, che sono di nuova fabbricazione, le prime plastiche. Lui è sempre stato uno sperimentatore e viene sempre pensato solo come un futurista, invece secondo me ha dato uno slancio anche all'arte déco, che queste innovazioni. Personalità egocentrica, però nel contempo capace di confrontarsi ed evolversi dal contatto con gli altri, De Pero può essere preso a modello dai giovani aspiranti artisti di oggi per la sua voglia di fare e di lottare per realizzare il proprio progetto artistico e di vita. I ragazzi di adesso devono avere un ideale. Secondo me De Pero è anche un simbolo di questo ideale. Il ragazzo rifiutato, diciamo, dall'Accademia, non continua gli studi, ma invece continua nella persecuzione di quello che era il suo fine, diventare un artista, diventare un grande esecutore di opere. Questo progetto, intanto, ha già prodotto anche dei pregevoli risultati concreti. Sono infatti stati realizzati dai ragazzi dell'Istituto d'Arte De Pero la cartolina promozionale di questa giornata e il logo destinato a connotare futuri materiali a carattere divulgativo che riguardano la sala. La cartolina è stata realizzata da Alex Emanuelli e Arianna Chistè. Il logo è di Aurora Fiordaligi. Aurora, questo logo che cosa rappresenta? Allora, io sono partita dal fatto che la farfalla rappresenta le istituzioni di Trento e che De Pero ha ripreso anche nei suoi dipinti. E ho scoperto, progettando insomma, che le ali messe di profilo sembrano anche dei volti che comunicano, diciamo, come a comunicare l'evento di questa sala. E anche 2D, che siamo noi la scuola De Pero e la sala De Pero. Tu sei la cameraman qui. Sì. A cosa serviranno queste riprese? Serviranno per mostrare l'esposizione che abbiamo visto oggi e sarà anche a livello promozionale. Un video realizzerete di questa iniziativa, anche del materiale fotografico e video sulla sala. Esatto. Era la prima volta che venivi in questa sala? Sì, è la prima volta che venivo. Ho studiato a scuola Fortunato De Pero, quindi è molto emozionante vedere le opere realmente dal vivo, avendo studiato le varie tecniche e elementi che lui utilizzava, e posso sperimentarli vedendoli dal vivo, insomma. Perfetto, sei di Rovereto? Sono di Verona. Ah, sei di Verona e studi a Rovereto? Vengo a Rovereto, sì, è Fortunato De Pero. Il presidente del Consiglio Provinciale Dorigatti ha notato come la storia di Sala De Pero sia parte stessa della storia del Trentino, un'opera nata nel 1953 dalla caparbietà di una scelta politica, uno spazio prezioso dove l'ingegno artistico si fonde con il coraggio del committente, l'allora presidente della provincia Remo Albertini, che volle credere in questo figlio della terra trentina legato al territorio, eppure innovatore e viaggiatore instancabile. Cosa possiamo dire del rapporto di De Pero con il territorio, con la sua città e con la sua terra? Indubbiamente è molto forte. Nell'unico autoritratto che si conosce si effigia come un montanaro, quindi coi piedi piantati nella roccia, ma con un libro in mano. Quindi è un montanaro colto, alle sue spalle effigia le Dolomiti come dei grattacieli. E quindi diciamo, è sì il Trentino che ha tutte le caratteristiche della trentinità,
però cosmopolita e viaggiatore. Il progetto proseguirà con la messa a disposizione di pagine online nelle quali l'opera di De Pero verrà proposta attraverso un inedito intreccio di dati, una mappa geografica delle opere, percorsi cronologici e tematici. La diffusione su larga scala delle conoscenze su questa sala rappresenta un rafforzamento dell'azione istituzionale del Consiglio Provinciale a favore dell'accessibilità alla cultura.